Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi monteremo la seconda parte della DeLorean, il motore della macchina del ritorno futuro, la mia macchina leggendaria che ho fatto la storia nel mio canale 3 anni, no, 4 anni che ci metto ancora le mani, ragazzi. Fra un po' 4 anni facciamo. Mamma mia, ragazzi, che ricordi. Questo è stato il mio primo modellino in assoluto che ho fatto, e da qua che è iniziato tutto, come ben sapete molti di voi. I vecchi iscritti lo sanno benissimo. Allora, la volta scorsa abbiamo montato questo blocco qua del motore. Oggi andremo avanti, ok? Quindi abbiamo messo la coppa dell'olio, abbiamo messo vari particolari, eccetera. E abbiamo visto che cosa ci poteva mancare e per prendere la prossima volta e nelle prossime uscite. Ho ordinato un numero, quindi a breve mi arriverà un numero 5, però devo aspettare il numero 6, quindi devo ordinare anche il numero 6 perché c'è parte destra e parte sinistra. Quindi facevo un video unico della parte destra e sinistra. Dei particolari non vi posso dire ancora nulla, che cosa può essere, però lo vedrete a breve, comunque tra un mesetto circa. Qua ci sono tutti i particolari, come potete notare, iniziamo ad assemblare altri componenti di questa fantastica macchina, ok? E vi ho già spiegato la motivazione perché lo faccio, cioè rimetto a posto la macchina del ritorno futuro in diverse uscite, ci sono molte molte uscite. Comunque oggi vedremo che cosa bisogna fare, quindi adesso guardo un attimo che cosa bisogna fare, poi dopo iniziamo. Ok ragazzi, ho capito che componente è, dobbiamo smontare questo, quindi ci vediamo tra un minuto e poi vediamo che cosa bisogna fare con i vari particolari. Non perdete le viti, mi raccomando. Ok ragazzi, abbiamo recuperato il componente con quasi senza nulla, praticamente ho staccato tutta la parte qua del motore, eccetera, della turbina. Dobbiamo attaccare questa parte qua gialla, ok? In questo componente qua, praticamente dobbiamo girarlo e attaccarlo con una vite a P. Io controllo solo se è fissato correttamente. Ok. Ragazzi, è fissato correttamente, ok? Comunque ci saranno altre parti. Questo è fissato veramente bene. Ok, andiamo avanti con la prossima fase. Vediamo che cosa bisogna fare in questo numero. Ok, a questo punto, ragazzi, dovevamo prima, scusate, ho sbagliato, prima fissare questo e poi fissare quello più piccolo. Quindi adesso controlliamo anche questo. Comunque tutte e due dovete controllarle. Io perché le ho già assemblate. Quindi avvitiamo anche quello più grande, ok? Quello grosso nero. Perfetto. Ok, adesso siamo sicuri che anche questo è bloccato perché non era bloccato del tutto. Una vite a P bisogna fissarla, non vi ho detto il nome della vite, comunque la vite è a P. Io sono un sacchettino, una caterva piena. Bene, è plastica, quindi fate attenzione, le abbiamo strette tutte e due. Vediamo che cosa bisogna fare nella prossima fase. Ok ragazzi, sono tutti i passaggi che abbiamo già fatto, quindi dopo dobbiamo mettere questo con una vite a P, sempre girata che vi ho fatto vedere prima. Due viti a P qua che controlliamo adesso. Nel componente questo qua, quindi ho fatto bene a lasciarlo perché ci vuole, l'avevo vista in foto prima, quindi stringete fino in fondo, mi raccomando anche qua state attenti, e plastica anche qua. Ok, perfetto, questo stringe di più, non usate quello che vi danno, lo ripeto. Comunque è stretto bene, quindi correttamente fate il resoconto che se si muove, che la voglio fare fatta bene questa volta, la macchina bene. Questo componente qua, vediamo, queste fasi, siamo alla fase numero 3. I fascicoli non ce l'ho fatta ancora a recuperarli, quindi a breve spero di recuperarli il più presto possibile e vediamo come procedere adesso. Ragazzi, allora adesso, fatta questa fase, dobbiamo prendere l'altra parte che ci danno anche l'altra parte e bisogna fissare questo componente qua al motore con due viti di M, ok? Nella parte quella di destra, se non vado errato. Però ci può dare fastidio questo qua.
No, non è vero perché è al di fuori questi due perni qua. Semplicemente dobbiamo evitarlo con due viti di M. Una c'è già, l'altra l'ho recuperata da un'altra parte di un modellino. Ok, non so se riuscite a vedere bene. Ok, qua è dura, quindi non è quella esatta. Quindi la vite di M, questa non va bene, è forzata anche. Devo staccarla, mi pare che aveva incollato anche il pezzo con la colla. Adesso provo a staccarla. Ed eccoci qua, ragazzi, ho recuperato una vite lunga che ho trovato sempre, come vi ho detto, in un sacchettino perché si era spaccato il perno, ma è usato e comunque sono questi i tipi di vite. Voi mettete quella giusta che c'è scritto DM, mi raccomando, e poi a breve le prenderò quelle giuste. Vabbè, vanno bene anche queste, basta che attacchi e che... L'unica cosa che spero che siano in metallo, perché c'è scritto M, quindi metallo, e l'altra vite va qua. Quindi semplicemente lo mettete dentro e poi stringete. E sono quelle lì. Ecco qua. Questo tiene ben saldo, capito? Avete capito? Il pezzo lo tiene ben saldo qua più che altro che non. Ok, vedete? Perché l'altro si era anche spaccato e purtroppo quindi anche per quello non andava bene dentro. Queste viti qua sono un po' così. Però ci sta, dai. Guardate anche se combacia. A parte direi che più o meno. Vedete, se lo tenete combacia perfettamente, direi che ci siamo, dai. A questo punto vediamo che cosa bisogna fare nel prossimo passaggio. Scusate se ci ho messo un pochino, vabbè, io ho tagliato la parte, vero? Perché io ci ho messo un pochino a mettere, cercare le viti, eccetera. Ragazzi, siamo di nuovo qua perché avevo sbagliato un passaggio. Praticamente avevo messo questo. Come potete notare che c'è questa sballata di vite e qua, quindi avevo sbagliato un buco. Comunque ho fatto un macello e avevo messo quello, avevo capovolto. Senza accorgermi di questo pernino qua, dopo me ne sono accorto dal video, che va praticamente rivolto verso così. Vedete? Quindi questo va rivolto qua, in questo pernino qua, come potete notare. Quindi bisogna inserirlo prima qua, facendo attenzione, mi raccomando, fate conto che devono combaciare le viti. Ok. E poi dopo dobbiamo metterlo rispettivamente lì. Vedete, facile facile. Adesso lo fissiamo con le due viti lì, qua. Ok, le recuperiamo, poi lo fissiamo. Perfetto. Ottimo. Una vite è andata qua. Scusate. Quindi quello con la coppa dell'olio, eccetera, va dall'altra parte. Mi raccomando, non sbagliatevi. Vedete, qua c'è il segno e la conferma che ho usato la colla la volta scorsa. E c'è l'altra volta. Quando l'avevo assemblato per conto mio anni fa. E quindi sì, ha rovinato un po' il modellino, purtroppo. Non forzate se la vite non entra. Mi raccomando, io tempo fa mettevo la colla nelle viti, ma è una cosa molto molto sbagliata. Non fatelo voi, mi raccomando, non si fa. E la stessa cosa qua. Quindi avvitiamo anche con questa. Tranquillamente che andava dentro, perfetto, ottimo, stringe più del dovuto di prima. Abbiamo, vedete, quindi qua è corrispondentemente allineato, corrisponde sia qua, destra e sinistra, perfetto. Io direi che è ottimo e stiamo costruendo il motore come si deve questa volta. Sono veramente soddisfatto e contento. E vediamo che cosa bisogna fare nel prossimo passaggio, ma io deduco che non abbiamo più componenti.
Adesso dobbiamo recuperare un componente che è attaccato qua. Questo qua, proprio questo ci serve, vedete? Quindi dobbiamo smontarlo. Noi ci vediamo fra un attimo smontato perché devo smontare tutte le viti, eccetera. Un macello, ok? Ed eccolo qua il componente, quello in metallo. Ah, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Questo è metallo, questo è metallo, questo è metallo, ragazzi. E sì. È proprio decisamente in metallo. L'ultima parte che ci dice di fare nell'uscita numero 18, che raccomando il numero 18, sempre con delle viti di M, che questo numero è pieno di viti di M, va incastrato questo componente qua. Però adesso bisogna vedere dal disegno come è messo. Ah, ok, perfetto. Ho già trovato il modo. E aspettate un attimo che diminuisco un po'. E lo prendiamo, aspettate che mi metto bene. Ok, prendiamo il componente, quindi adesso ve lo ingrandisco. Vedete questi due perni bene? Dall'interno, adesso vi faccio vedere, dall'interno, come potete notare, li fissiamo sempre con due viti di M. Voi avete le viti giuste, io no. Cioè, almeno credo, sempre nel sacchettino nuovo prendo due viti di M. Prima che mi cade il pezzo, lo fissiamo. Comunque, diversi pezzi particolari da tenere da parte. Io devo fare con le viti, le rispettive viti. Ok, vediamo un attimo. Perfetto. Lo allineiamo e lo stringiamo. Ok. Lo metto la parte veloce perché questi passaggi sono facili e per due viti non ne vale la pena. Comunque sì, potrei anche metterla, però fa lo stesso. Sto fatto che da molto che non la faccio, quindi sì. Ok, ragazzi, adesso sì che ci siamo. Adesso sì che è fissato bene, ragazzi, è ben robusto. Vedete, deve essere così che non si devono muovere le viti. Nemmeno i pezzi, i componenti. L'altra volta si muoveva tutto e non capivo il perché. Era tutto sballato e non era fissato così perfettamente. Così si deve avere il motore, ok? Quindi corrispondentemente con i pezzi. Adesso poi diciamo senza vantarmi che sono diventato un po' più bravo e rispetto all'inizio. Non so se voi vi ricordate all'inizio, però qua io il motore non l'ho mai fatto con voi, quindi non lo potete trovare. A parte che ho tolto quasi tutti i video della macchina del ritorno futuro, per vari motivi. Comunque, peccato. E purtroppo non si possono più riprendere fuori. Comunque, vediamo un attimo che cosa bisogna fare nella prossima fase, ma io deduco che abbiamo finito. Questa fase di assemblaggio, quindi numero 18 finito. Faremo anche il numero 19, se riusciamo anche il numero 20. Vediamo. Ok, ragazzi, ci sono. Allora, questo lo dobbiamo mettere via per il momento e dobbiamo prendere con l'uscita numero 19, dobbiamo prendere questo pezzo qua, questo componente, ok? E nella fase di smontaggio si è un po' spaccato questo pezzo qua. Comunque non fa nulla, e l'ho piegato perché non me ne ero accorto e c'era una vite. Siccome è plastica, bisogna fare molta molta attenzione, quindi fate anche voi attenzione. E a breve comunque devo prendere altre uscite, cioè a breve del montaggio, quindi mi devo fermare purtroppo e non si può andare più avanti. Comunque bisogna mettere una vita P qua dentro, in questi due pezzi c'è anche questo, ok? Quindi li dobbiamo fissare con una vite P, dice qua il video. Senza stringere troppo, mi raccomando, è plastica. Ok, anche perché è rotta, che vi ho detto che. Vediamo un attimo se stringe. Va bene. Sì, dai, stringe. Il dovuto lo fa, lo tiene il passo, l'importante è che tiene il componente. Ok, perfetto, andiamo avanti con la prossima fase, mi raccomando. State attenti, mi raccomando.
Ok ragazzi, ho recuperato anche questa parte, questo non c'entra niente con i tubi, vedete qua c'è un macello, comunque è tutta colla ragazzi, ma ragazzi, mamma mia, che danno, me lo ricordo qua, praticamente non andava dentro la vite, il pezzo allora l'ho incollato tutto quanto. Comunque, a noi quello che ci interessa è questo, che dobbiamo fissarlo, non incollarlo, mi raccomando ragazze. Allora, dobbiamo metterlo in testa in giù, mi dice qua. Vediamo un attimo come. Interessante. Devo guardare come metterlo, ovviamente. Esatto. Vedete? C'è la colla che cola ancora, mamma mia. Che ricordi. Pazzesco. Se ho dei lavori tempo fa, boh. Non so come va, quindi devo vedere come va. Allora, ragazzi, bisogna inserirlo semplicemente in questi due fori ultimi, ok? Quindi lo dobbiamo inserire. Non so con che viti ci vanno qua, piccoline. Comunque adesso guardo che viti ci vanno. Ecco, due viti a P, ragazzi. Quindi abbiamo due viti a P. Perfettamente, quindi abbiamo detto che il componente va messo così, una vite va qua, semplicemente, quindi due viti a P, la facciamo con questo che è meglio, quello piccolino, ok, che ci hanno dato con Robocop, datelo a rivedere, e l'altra qua. Perfetto ragazzi, fissato anche questo, completato, non si muove, perfetto, anche questo, vediamo la prossima fase di assemblaggio. Ok ragazzi, adesso dobbiamo prendere questo qua e praticamente dobbiamo inserirlo con tre viti M qua, in questo foro qua, semplicemente questo va a pressione perché dopo va fissato, perfetto, e lo abbiamo messo a pressione. E lo dobbiamo fissare nei corrispondenti fori, che ci sono tre fori qua. Faccio vedere, aspettate un attimo che stacco. 1, 2 e 3, vedete? Perfetto. Quindi lo rimettiamo dentro nel panno. Ok, spingetelo fino in fondo e lo fissiamo con tre viti. E AM, sono tre viti AM, ragazzi. Le ho trovate giuste. Per miracolo, diciamo. Ok. Ok, ragazzi, eccomi di nuovo. Dobbiamo fissare queste due viti e anche la terza. Però la terza, siccome si è spaccato il pezzo che vi dicevo prima, purtroppo è questo, e quindi qua faccio fatica a metterla. Vabbè. L'importante è che riesco ad evitare le altre due viti e quindi per fortuna che riesco. Quindi queste due perfettamente le fissiamo fino in fondo, mi raccomando. Mettiamo con la testa, incrociamo le dita. Avevo provato prima, ma niente da fare, vedete? Purtroppo non va dentro. Non è mettete la colla, mi raccomando. Forse c'è andata. Aspettate un attimo. C'è andata, ragazzi. Perfetto, direi. Perfetto, fantastico. Ok, abbiamo messo bene tutto quanto, per fortuna, ragazzi. E quindi niente. Adesso vediamo la prossima fase, finalmente. Queste tre viti, con delle viti AM, mi raccomando. Ok, ragazzi, dobbiamo prendere questo tubo che avevo staccato prima, ok? E lo dobbiamo stringere con due vi con una vite M, scusate, non due, in questo foro qua. Se non erro, sì, il disegno ci fanno vedere questo, con una vite AM che ce l'ho qua. Proviamo con questa. Vediamo un attimo se riesco. Sempre vite AM, ripeto.
Vediamo se riesco con questo. Importante, anche se non sono le viti giuste che vanno, l'importante è che stringe fino in fondo, ok, ragazzi? E tiene ben saldo il componente. Il resto non conta. Quindi anche se avete sbagliato vite, non importa. Basta che sia metallo o plastica, un'altra cosa da sottovalutare, cioè da prendere in considerazione. Ok, non da sottovalutare. Ok, ora abbiamo stretto fino in fondo. Guardate la corretta posizione, ma io direi che sia questa, quella giusta. Vediamo un attimo anche dal disegno e andiamo avanti con la prossima fase. Ecco qua, quindi siamo arrivati a questo punto qua, tragico, e doveva essere inserito così comunque il componente. Dobbiamo inserire questo tubo qua, tubo flessibile minuscolo, ragazzi, e dobbiamo inserirlo semplicemente qua. Magari qua ci mettete un goccio di colla, ma io aspetto quando il modello è finito perché... sì, ok, perfetto, l'avete messo facilmente nel primo perno, ok? Non mettetelo nel secondo. Quindi io deduco che questo numero e numero 18 e 19 sono completi di dettagli. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace al video, commentate. Aspettate un attimo che diminuisco e mettendo bene. Mettete un bel mi piace al video, commentate. E attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche dei miei video. Noi ci vediamo al prossimo video con tante viti qua nei dintorni, ma io macello. Dopo sistema e ci vediamo al prossimo video. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti al prossimo video, ciao!